trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ma com'è possibile questo? Io non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, e su te stenderà la sua ombra la potenza del Signore. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, sono la serva del Signore, si è fatto di me quello che tu hai detto. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Possiamo proseguire da Maria che sta aggiungendo. Elisabetta. Maria. 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 Elisabetta. Bambina. Che gioia vederti, Maria. E tra tutte le donne tu sei la benedetta. E benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta, come sai? Ma come mai la madre del mio Signore viene a farmi visita? Sai, Maria, appena ho udito la tua voce, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. E beata è colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ma vieni, Maria, vieni. Dopo aver assistito a questo emozionante incontro, via, anch'io ho sentito ieri. Che bella notizia! Sì, benvenuto Marco Provolo. Ti presento mia moglie e le mie figlie. È un piacere vederti. Quali notizie mi porti da Roma? L'imperatore vuole che sia fatto un censimento. Un censimento? Ma l'imperatore non sa qual è il trambusto che si creerà. Gli ordini dell'imperatore non si discutono. Vanno eseguiti. Ebbene sì, il censimento verrà portato in ogni angolo della Giudea. Ave, Rode. Ave. Più anziano e vi dico, il profeta Geremia ha scritto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui io realizzerò la promessa di bene, fatto alla casa di Israele e di Giuda. In quel giorno, in quel tempo, farò germogliare nella casa di Davide un germoglio di giustizia che eserciterà il diritto e la giustizia su tutta la terra. Non c'è posto qui, andate più avanti. Francesco. Mira, non posso bere, voglio mangiare. Mira, mira. Il funzionario dello Stato della Galilea che si accinge ad effettuare il censimento proprio a Maria e Giuseppe. Ascoltiamo insieme questo adempimento di quest'obbligo. Dite i vostri nomi. Ciao, ciao. Il mio nome è Giuseppe, lei è Maria. Cosa vi porta qui? Perché è lì che sono nato.
Ecco, avete ascoltato che Maria e Giuseppe da Nazareth si sono dovuti recare a Betlemme in quanto Giuseppe era lì che era nato. Potete inoltre notare che Maria ormai è al compimento dei giorni del parto, quindi necessariamente la locanda era piena, necessariamente doveva trovare un riparo per la notte perché ormai il parto era prossimo. Noi li seguiremo e vedremo quale sarà il loro destino. La questa madre, appena dopo la cerimonia del fidanzamento, che si erano messi in cammino, loro le persone più umili e sensibili, erano quelle che da subito hanno creduto all'annuncio dei profeti per la nascita di questo Messia che doveva venire a redimere i peccati dell'umanità. Però arrivati a un certo punto loro avevano perso la strada, cioè ormai non sapevano più come procedere, dove, verso quale direzione procedere. E quindi si accampano qua per la notte e vedremo che durante la notte accadrà qualcosa che illuminerà le loro menti. Adesso vedremo insieme. Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi nella città di Davide vi è nato il Salvatore, il Cristo Signore. Questo per voi è il segno, troverete in una mangiatoia un bambino avvolto in fasce. Dopo questo annuncio tutto a loro è più chiaro, quindi sanno la strada che dovranno percorrere per trovare questo bambinello che non nascerà in un luogo ricco di vino, ma in una mangiatoia avvolto in fasce. Questo sarà per loro il segno. E si mettono in cammino e noi proveremo a seguirli. Da questa parte voi salite i doni, oro, incenso e mirra e studiano le mappe che li possa condurre, che possano condurli al luogo dove questo Messia ha deciso di venire al mondo. Sono passati anch'essi da Erode e chiaramente Erode ha detto loro di comunicare quanto prima possibile, se nel caso in cui loro trovassero il luogo dove questo re veniva al mondo. Ma durante la notte, in un momento come questo in cui erano fermi, anche a loro appare un angelo che li mette in guardia, che svela il vero interesse di Erode, che vuole sì conoscere dove nasce questo Messia, Salvatore, Redentore dell'umanità, ma semplicemente per il fatto di poterlo far uccidere, perché gli prenderebbe il potere e quindi lui vuole rimanere il capo di questa zona. E nello stesso tempo l'angelo dirà loro che una stella li guiderà nel cammino fino a farli giungere alla capanna dove il Messia ha deciso di nascere. E noi seguiremo loro e questa stella. Camminandoci lungo questo, ci fa capire che abbiamo trovato la capanna, il giusto posto dove il Messia ha deciso di nascere. E anche noi, nella nostra piccola umiltà, andremo a rendergli onore. Da questa parte. Diventi per noi una realtà da vivere, perché è nell'umiltà e nella povertà della nascita di Gesù bambino che è racchiuso il vero segreto della felicità dell'uomo, perché si è grandi non per le prodezze compiute o per le ricchezze accumulate, ma per la capacità di saper vivere la vita di tutti i giorni con semplicità. Forse se sapremo ritornare a questa semplicità, forse potremo salvare il mondo e offrirlo ai bambini del futuro.
Altrimenti vi auguro un buon Natale. Il nostro viaggio termina qui. A voi la riflessione e la rinascita del cuore. Grazie.